Ciao ragazzi. Ciao Andrew. Lo sapete che oggi qua a Prunetto c'è il raduno delle pande? Davvero? No. Eh sì, c'è il raduno delle pande, dalle più vecchie alle più nuove. Ho un'idea, dovremmo intrufolarci all'interno del raduno, ma ci serve una panda. Ho un'idea, chiediamola allo zio, lui ce l'ha di sicuro. Vero, la panda che il barba usa Artufi. La tiene sempre vicino al portico. Andiamo? Prendiamola in prestito. Ok, grazie Andrew, ciao. Ciao. Eccola qua. Sì, eccola. È perfetta, lo zio non c'è. Lo sapevo che il barba la lasciava da queste parti. Oh, tanto lui a Trifule non va. Perfetto. Ok, salgo. Ok, allora andiamo a intrufolarci all'interno del Panda Raduno di Prunetto edizione 2016. Modelli, anni, vissuti e proprietari diversi, ma ognuna speciale e particolare a modo suo. Hanno fatto e continuano a fare una parte della storia italiana, la mitica Panda. In seguito all'uscita del modello 126, la Fiat si trovò a fronteggiare l'inatteso e consistente successo di vendite riscosso da utilitari francesi come la Renault 4 e la Citroën Diane, che a un prezzo di poco superiore alla 126 offrivano una vettura spartana e di antiquata progettazione, ma sufficientemente spaziosa per 4 persone e dotata di 5 porte e trazione anteriore. Serviva quindi una vettura similare da opporre alle francesi. Nell'estate del 1976 venne affidato alla neonata Ital Design di Giorgio Giugiaro e Aldo Mantovani l'ideazione dell'aspetto formale che venne realizzato in poche settimane con la denominazione iniziale di tipo 0, in omaggio ad un vecchio modello Fiat degli anni 10. Nel febbraio del 1978, quando i prototipi ebbero raggiunto un soddisfacente grado di sviluppo, vennero segretamente presentati a una selezionata platea di affezionati clienti e concessionari, escludendo la presenza della stampa. La messa in produzione della Panda subì però un forte ritardo a causa di un duro confronto sindacale iniziato nel gennaio del 1979. Il 29 febbraio del 1980 la vettura fu presentata in anteprima al presidente Sandro Pertini nei giardini del Quirinale e il 5 marzo venne esposta al Salone dell'Automobile di Ginevra. Le caratteristiche della Panda erano simili a quelle delle concorrenti, ma la sua arma vincente fu la particolare cura dedicata alla progettazione degli interni. La raccolta strumentazione, i molti vani portaoggetti, l'assenza di finiture pretenziose ne facevano un'ottima auto per i giovani. La Panda venne comunque gradita anche dalla clientela tradizionale, con particolare riguardo all'utenza contadina. Al riguardo, Giorgetto Giugiaro dichiarò, durante una serie di conferenze nei primi anni Ottanta, che la specifica per la capacità di carico era stata fissata al poter trasportare due damigiane da 50 litri di vino nel bagagliaio a divano ripiegato, dato che molti dirigenti Fiat avevano la seconda casa nel Basso Piemonte e portavano a Torino il vino prodotto in campagna, pratica che fu poi addirittura vietata per legge dal codice della strada. Fu un successo immediato che le linee di produzione non seppero fronteggiare e che porterà a tempi di consegna quasi annuali. Da allora la Panda è entrata nel collettivo delle persone e la sua versatilità è ancora oggi apprezzatissima. Thank you.
Buongiorno, Giorgio, la sua è una macchina veramente particolare. Si può dire che è una Panda tanto dentro quanto fuori. Eh sì, l'abbiamo personalizzata per far vedere proprio l'anima della Panda. È meravigliosa, complimenti. Grazie, ma è opera di mio figlio che ha 10 anni che voleva fare la cosa un pochettino più divertente. Allora gli faccio i complimenti. Grazie mille a voi, buona giornata. Like a rainbow, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Ciao, ti chiami? Francesco Serale. Da quanti anni è che hai questa Panda? Da luglio. E come mai sei legato a questo marchio? Perché sinceramente sono delle macchine semplici, divertenti da guidare, poi visto che anche studio da meccanico sono ottime macchine per imparare magari qualcosa di meccanico e tutto quanto. E so anche che non è la prima, giusto? No, è la terza Panda che ho. Grazie e il nostro viaggio prosegue. Anno dopo anno il successo prosegue, una strepitosa quinta edizione del Panda Raduno Internazionale questa, organizzata dal team Panda Club e dal club Serenissima Altalanga di cui Diego Rabino ne è il responsabile. Sono moltissimi e provenienti da diversi paesi gli appassionati che anche quest'anno hanno deciso di partecipare a questa meravigliosa giornata. Certamente, ciao Paola, ciao a tutti. Guarda, è già un successo vedere il sole che arriva tutti gli anni, che ci bacia. Pensare che 2 giorni fa quasi nevicava, ma noi con le Panda non era un problema, perché la Panda col 4x4 non sarebbe stato un problema. Tantissimi partecipanti, più dell'anno scorso. Una cosa importantissima, che mi commuove, che questa iniziativa di anno in anno cresce e coinvolge dal più piccolo, dal bambino di 4 anni, si arriva fino al nonno, allo zio di 90 anni, è una cosa commovente vedere un'iniziativa quando coinvolge moltissima gente. Infatti sicuramente una delle grandi qualità della Panda è quella di saper unire intorno a sé diverse generazioni. Si tratta infatti di una passione tramandata di padre in figlio. È verissimo, se calcoli può esserci il figlio che ha la Panda, il padre, il nonno, è una cosa bellissima, via. E adesso arriviamo a lei, arriviamo alla prova più attesa da parte di tutti gli equipaggi, anche dei nostri amici a casa, del Panda Test. In che cosa consiste quello di quest'anno? Quest'anno è difficilissimo, ci sarà un percorso con un carrello della spesa Panda, chiamiamolo. Un quiz lì molto più difficile dell'altro anno, che qua non bastano solo i laureati come ho già anticipato, ci va di più. E poi dopo c'è un bel gioco che indovina dove è la Panda, che proprio qui ci sono dei bambini di 5-6 anni che hanno partecipato allo svolgimento. Running wild, my tongue gets tied, and that
Al Panda Raduno sono coinvolti davvero tutti, grandi e piccini, e qui con noi una splendida famiglia. Ci raggiungete da dove? Da Camerana. Ed è il primo anno che partecipate? Sì, è il primo anno e siamo felici di essere qui. Tu, Alessia, ti piace la macchina della mamma? Sì. E la usate per fare cosa? Per andare un po' dappertutto. You can choose a channel when we're watching the TV. All day, it's okay. And you can pick the flavor when we're ordering ice cream. I don't mind, yeah, that's fine. I do, yeah, anything for you. It's all mine if you sleep with the socks on. All day, it's okay. And you can hurt my head with your favorite rock song. I don't mind, yeah, that's fine for you. There's nothing that I wouldn't do. Paolo, ce l'abbiamo fatta, eh? Ci siamo intrufolati. Sì, a quanto pare, barbando la panda al barba, come il claim di oggi, siamo riusciti a intufolarci nella quinta edizione del Panda Raduno di Prunetto. Speriamo non si accorgano di noi, almeno il più tardi possibile. Speriamo che non se ne accorga il barba, più che altro. No, il barba se ne accorge, come? A Trifoli, anche i Vanen. Non se ne sono accorti? Strano. Strano, sembra strano. Parliamo un po' piano per non farci sentire. Sì. Meglio. Abbiamo raggiunto la prima località, il primo posto dove fanno aperitivo. Adesso andiamo a fare un giro, vedere se c'è qualche panda particolare in giro. Dal 1980 a oggi. Vediamo se è vero. La Fiat Panda è un'auto super utilitaria prodotta in tre serie. La prima, nata nel 1980, è disegnata da Giorgetto Giugiaro. La seconda, nata nel 2003, è disegnata da Giuliano Bilasio Perbertone. E la terza, nata nel 2012, è disegnata dal Centro Stile Fiat. Al termine della seconda generazione, la vettura aveva venduto più di 6 milioni e mezzo di esemplari. La prima serie eredita dalla 126 il motore bicilindrico raffreddato ad aria e dalla 127 il 4 cilindri da 903 cm cubi. Nel 1983 viene commercializzata sia la versione S, che connota la Panda 30 e la Panda 45 di allestimenti più eleganti e dell'opzione della vernice grigio metallizzata, sia la versione a trazione integrale. Rimane in produzione fino all'uscita del modello successivo nel settembre 2003 ed è l'unica ad avere tre porte. Nella seconda serie, pur mantenendo le sembianze di piccola utilitaria come la prima serie, con il nuovo modello commercializzato dal settembre 2003, i volumi cambiano, facendo dell'auto quasi una piccola monovolume. Attorno al modello principale vengono create anche la versione sportiva 100 HP, versioni B-Fuel a GPL e Natural Power a metano, e quelle dedicate al fuoristrada come le 4x4 e Cross, fabbricate in Polonia.
La terza serie, presentata nel 2011, sostituisce la sua progenitrice dal febbraio 2012. Con questo modello la Panda torna ad adottare un motore bicilindrico come la prima serie e la produzione ritorna in Italia. La vettura è stata la prima city car ad aggiudicarsi il premio auto dell'anno nel 2004 e la prima city car a raggiungere il campo base avanzato dell'Everest a 5200 metri nel 2004 con un modello 4x4. Yeah, we got drunk on La Cienega Boulevard, taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give in to your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming 'cause all the streets were empty and you kissed me, and we were up all night and we were feeling so good. Yeah, we got a little higher than we probably should. We were in a hotel singing in the hallway lights. We were striking the matches right down to the ashes, setting the world on fire, setting the world on fire. Wrote I love you in lipstick on the mirror, shouting out the window like they could hear us at the pier. So do you think we'll live forever as we killed another beer? And you wrote I love you in lipstick on the mirror. And we were laughing until we were breathless, never found anything so reckless. We were all lit up and restless and coming. Dire che la missione si è conclusa davvero al meglio, obiettivo portato a termine. Sì, alla fine siamo riusciti a documentare tutti i vari tipi di panda che c'erano in questo raduno. Siamo stati poi alla fine beccati proprio all'ultimo, però ci hanno trattato veramente bene. E a tal riguardo volevamo anche ringraziare gli organizzatori di questa quinta edizione del Panda Raduno Internazionale di Prunetto, il Club Serenissima Altalanga, e con loro anche i giovani di Prunetto che ormai si facciano iniziative da noi al castello o in paese, sono sempre presenti. E un encomio va anche all'Associazione di Protezione Civile Amici di Prunetto, presieduti da Andrea Carbone, per l'ottimo lavoro svolto non solo nel presidio delle strade ma proprio nella gestione dell'evento in totale. Un applauso, perché anche qui si è riusciti a coniugare territorio e enogastronomia, e il denominatore comune che lega paesi come Prunetto, Gottasecca, Camerana o Monbarcaro è uno solo: la bellezza di questa grande e enorme, generosa Altalanga che vi preghiamo di visitare. From the beginning.